pallina e iniziamo a fare una pallina. Qui si deve scegliere un punto da non toccare che dovrà diventare la base del corno, quindi facciamo così, vedi? Questa parte qua la tocchiamo e andiamo a scendere verso il basso. Una volta data questa prima forma, la mettiamo sul peso. Sempre lo stesso movimento. E la stessa pressione anche? Un po' di più. Un po' di più perché poi in estate fa caldo e l'argilla si secca prima, quindi dobbiamo essere pure più veloci. Arrivato a questo punto sono tre i movimenti per fare un corno. Uno, due e tre. Vedi, piano piano si dovrà seccare, deve diventare di questo colore totalmente. Quando è di questo colore vuol dire che è pronto alla cottura. Si mette in forno e poi diventa di questo colore. Dopo come si può dire? No, per vederne uno finito c'è da aspettare una settimana. Grazie mille.